Oh, mi racconti la storia. A me ci saranno una quindicina d'anni, penso. Forse più o meno. In questo momento lì il sindaco era di sinistra. No, ma mi stava dicendo dei partigiani che lei abitava qui. Io abitavo i miei suoceri. Andavo, ci portavano via vino, maiali, tutto quello che c'era in casa. Portavano via tutto, tutte le cose in più di sinistra, ma così ragazzi non capiva. Andavano nelle case a rubare la roba, i partigiani, e i miei erano di destra, come sono io, e volevano ammazzare il prete, e andavano a fare i turni, a farci le piantonate ai partigiani che volevano andare dai preti. Ma li minacciavano con le armi? Non lo so, con le armi forse, non ero con la bambina. No, ma ci andavano, loro andavano a rubare, basta a rubare nelle case. Poi venivano su, io mi ricordo che avevo 6-7 anni, in mezzo al paese c'è un terrazzo grande, si vede la strada che viene su, no? Ora un partigiano di Mulazzo fa un colpo, spara i partigiani che vengono su, i tedeschi vengono su, e poi è scappato il tifone, perché non si è stato qua? Eh certo, così è dato la colpa agli altri e hanno ammazzato gli altri. No, guarda, sono c'era da dire, e del paese qua era, c'era diversi Mulazzo, dopo poi hanno detto cosa abbiamo fatto, ma... Sì, magari ci davano un po' di pane, si facevano comprare, capito? Certo. Questi partigiani mettiti di qua perché non mi fanno il danno nient'altro. Qui c'era il mia, adesso la grande ruta, prima c'era mio marito, ci faceva il mangime perché aveva le ruta di galline, no? E c'era una stanza grande e abbiamo venduto la serie Pinati. E il tempo di qua dormiva qua mio marito e il fratello, perché su c'erano i 7 fratelli, dormivano qua, no? I partigiani se non sono scappano, la macchina tutti. Ma pensa te. Fatto di quei danni, un fatto che è una cosa da non credere. Però il fatto che gli altri dovete di dire, però io partigiani non fanno la festa, in quel momento lì si sono cose da buttare via me. Insomma, non li può vedere. No. Va bene.